Banconat per la malavita e per la corruzione organizzata. Questo è alla base di tutto il resto. Noi abbiamo creato le condizioni perché in Sicilia il potere fosse soltanto questo. Noi abbiamo aperto da molto tempo, da portare dalla Ginestra, una via parlamentare alla mafia e di mafiosi nel Parlamento siciliano. Ne abbiamo molti. Io ci sono stato, vi posso dire, che le ho conosciuto di mafiosi o comunque di persone molto vicine a questo clima subculturale della mafia. Bene, a questo punto il primo fatto quindi era di assumerci una nostra posizione di responsabilità. Il secondo fatto era di continuare in questa ricerca. La connivenza di corrotti e di miserabili ci ha tolto ogni dignità umana. Non bastano più le parole di cordoglio né le dichiarazioni di buoni propositi. Ora è tempo di snidare e isolare tutti i collaborazionisti della mafia che si annidano nella politica, nella burocrazia, negli affari e nella società. Ora è tempo di fare politica per i bisogni reali, per la verità, per la qualità del nostro presente e del nostro futuro. Ora è tempo di dimostrare che siamo e possiamo essere solidali per compiere il nostro diritto e il nostro dovere di popolo, quello di opporre sempre resistenza contro l'usurpazione mafiosa. Nessuno ci salverà dalla mafia e dal suo costante pericolo di morte. Se non saremo solidali nel tentativo di scoprire, isolare e catturare i nemici della nostra libertà. Non più eroi, ma il popolo siciliano che fugge dalla schiavitù umiliante della mafia. La resistenza alla mafia, più che un dovere, è un diritto di vita. Cos'è per te la Sicilia? Per me la Sicilia è mia madre. Per me è la terra dove sono nato, è la terra che mi ha dato il sangue e la carne. Per me la Sicilia è una terra favolosa, meravigliosa, legata alla sua lingua, cioè al suo dialetto. Per me la Sicilia è un popolo che ci dà coraggio, forza e speranza. Thank you.
La propaganda è che i fedeli di Messina sono depressionati.